parlo un po' a nome di tutti i pazienti, anche di quelli che non sono potuti scendere perché purtroppo allettati. Innanzitutto mi sento di ringraziare voi operatori che sappiamo state lavorando, state dando il meglio per assisterci pur non avendo stipendio. In questo momento abbiamo ricevuto una comunicazione che sono in mobilità circa 400 lavoratori del Nidi e del San Carlo e si sta cominciando a delineare quello che si temeva, cioè che la crisi finanziaria del Nidi e del San Carlo, della congregazione dei figli dell'Immacolata, possa portare poi a una difficoltà molto importante per quanto riguarda i posti di lavoro. Scenderanno di nuovo in piazza venerdì con una fiaccolata, ma il destino di 400 lavoratori del Nidi, per cui è stata aperta la procedura di mobilità, sembra ormai segnato. Oggi nella sede di via di Monti di Creta i pazienti hanno organizzato un sit-in di protesta per sostenere la lotta dei dipendenti che continuano a lavorare pur senza ricevere lo stipendio. Abbiamo organizzato questa protesta per un semplice motivo, perché sappiamo e siamo coscienti di essere assistiti senza che chi ci assiste percepisce stipendio, ma sappiamo anche di aver visto calpestati dei diritti fondamentali della Costituzione, cioè il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Lei da quanto tempo si cura in questo ospedale? 21 anni. Ormai siamo stanchi perché noi stiamo dando tutto per questo istituto, per salvare l'istituto, perché fa parte di noi, è la nostra casa, si può dire, e non c'è un risultato, loro non ci stanno aiutando, anzi, il problema è che ci sono in corso licenziamenti. La grave situazione del gruppo gestito dalla Congregazione dei Figli dell'Immacolata non ha trovato sbocchi positivi. Fallito è per ora anche il tavolo istituzionale aperto dal sindaco Alemanno per tentare una conclusione della vertenza. Le istituzioni vengono soltanto a fare passarella qui, per fare campagna elettorale, è uno schifo. Allora qui ci si fanno decreti per l'Italia, per l'Ilva, per le miniere del Sulcis, se di noi non gliene frega niente a nessuno, siamo figli di un Dio minore, non abbiamo nessun diritto, abbiamo soltanto doveri.